la passione e la morte di Gesù, l'Evangelista Giovanni ci presenta una scena straordinaria. Siamo al capitolo 19, dal versetto 25 al versetto 27. Ed è un testo che inizia con un'espressione molto forte. Stavano presso la croce. Vediamo alcune donne e vediamo Maria stessa ai piedi della croce di Gesù. È una donna, Maria, che condivide i luoghi sofferti, i luoghi più fallimentari della vita e della morte. Sappiamo come la croce rivela il volto di Dio, di un Dio appassionato della vita, a tal punto da donare tutto di se stesso e a collocare dentro la realtà anche della morte il dinamismo stesso della vita. Ma la croce è anche l'immagine del volto deturpato, ferito dell'uomo, di quello spazio di sofferenza che ogni giorno possiamo incontrare nelle nostre storie, nelle nostre relazioni. Ebbene, tutti sono spariti, solo delle donne con Maria. Poi vedremo anche il discepolo amato da Gesù, sono ai piedi della croce. E sappiamo come Gesù stesso aveva detto ai discepoli: se qualcuno vuole seguirmi, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ebbene, Maria è il modello del discepolo, vive il cammino della croce, c'è. E lo vive fino in fondo nel dramma, che è proprio di una madre. Così anche è singolare la sottolineatura al plurale che viene indicata qui, stavano presso la croce, a dire che proprio nella croce si manifesta la fraternità più alta, il volto della comunità, l'essere insieme, stavano, quella prossimità stabile che ha nella croce il suo riferimento, non come semplicemente strumento di morte, ma come il luogo che attesta la forza di fare della propria vita il dono dell'amore più grande. Ed è così anche che la croce, proprio in quel stavano presso, diventa il riferimento proprio dell'annuncio cristiano. A volte anche noi magari ci domandiamo dove, come poter esprimere la bellezza, la forza dell'annuncio cristiano che ci appartiene. Ebbene, Maria ce lo indica anche in un tratto silente, quasi a dire: non occorre fare tanto chiasso, occorre stare presso la croce. Se c'è uno spazio preferenziale che noi dovremo avere per dire la bellezza e la qualità dell'annuncio cristiano, è proprio là dove la vita, segnata dalla realtà della sofferenza, chiede di aprirsi alla riuscita, e quella riuscita che può trovare esclusivamente dentro la forza travolgente, abbondante dell'amare. Ecco, in questa capacità di stare presso la croce c'è la forza, lo spazio di un annuncio sempre credibile. I luoghi sofferti della vita, la condivisione di questi spazi di umanità sono il luogo privilegiato dentro il quale dire l'attendibilità e la udibilità dell'annuncio cristiano.